bailar, ponte a soñar una nueva historia que inventar. Se bailar, la gente al mar. Signore e signori, benvenuti a Vida Loca. Io idealmente vi bacio, vi abbraccio tutti quanti, dal primo all'ultimo. Questo è il mio modo di manifestare l'affetto che provo per voi, signori, e ci seguite. Allora, se si deve stare in televisione a parlare degli affari propri con gente di dubbia provenienza e di dubbia anche reputazione, Gaia! Brava. No, vai, va bene. Vedrai quando non c'è il tecnico, io queste cose qui le posso fare, capito? Vabbè, non c'è il tecnico. No, le posso fare. Aia. C'è il tecnico, ricordatelo, è sempre presente. E comunque io con te non ci parlo la puntata di oggi. Per quale motivo? Perché mi hai buttato in terra tutte cose. È volata una scarpa, è volata un'altra. E il tecnico è pregato di smetterla, di tirare la roba, e che fra l'altro è maleodorante. Ecco, a questo punto, signori, Vida Loca vuole approfondire... Stai drogando? Non ti fa bene. Poi mi fai in astinenza, è una cosa brutta. Capito? Scordatela. Dai, torna fra noi, va bene? Allora, signore e signori, Vida Loca è la trasmissione che va oltre. Oggi addirittura noi abbiamo chiesto alle persone se potessero avere la macchina del tempo, in quale epoca preferirebbero vivere. Questa è una domanda... Ma chi l'ha inventata? Io nella preistoria. Eh? Io. Perché? Io? Negli uomini. Eh? È meglio, vai. Domande agli uomini. Io cosa? Hai la macchina del tempo a tua disposizione, in quale epoca vorresti fare un giro? Anni 70. Anni 70, perché? Mm-hmm. Per fare un carico di giocattoli di quegli anni e rivendimeli ora. Giocattoli? Sì, giocattoli da collezione. Fine della seconda guerra mondiale, perché mi interessa come periodo storico. Ah, ho capito, quindi tipo 45. Cioè, per vivere la storia, sì, tipo 42, 43. A me piacerebbe la preistoria. Dinosauri, ecco, roba del genere. Negli anni 60. Anni 60? Perché? Spero la vita costi di meno. Ah, senta, io preferisco restare dove sono. Quindi la lascerebbe parcheggiare lì? Sì. Futuro? Nel futuro. E nel passato? Avresti tipo un'era... Passato è passato. E se utilizzare la macchina del tempo, in quale epoca andresti a fare un giro? Nel futuro sicuramente. Perché così deciso? Perché vorrei andare a vedere come funzionerà tra qualche anno. Quanto? 50, 100 anni nel futuro andrei. C'è qualche idea di come andranno le cose? Assolutamente no, e quindi è proprio per questo che ci voglio andare. Forse nel Rinascimento. Rinascimento? Come mai? Forse per la ricchezza delle stoffe che c'erano e della particolarità degli oggetti, come curiosità e non... perché ci vorrei vivere. Andrei molto molto indietro. Molto molto indietro, sì. Ma quanto? Dove? Beh, ho letto insomma qualcosa che sarei curioso per un breve periodo naturalmente, per poi vorrei tornare allo stato attuale. Anche a quei famosi periodo arcaico dove non c'eravamo nemmeno. Nel Medioevo. Medioevo, ecco, ma perché? Perché mi affascino per la televisione, tutti i film che ho visto sull'epoca, eccetera, eccetera. E poi mi piace il senso di mistero, queste cose. Io già tremo, io ho tutto un fremito. Io nel periodo arcaico, anch'io. Arcaico? Sì. Arcaico. Ho capito, senti, vuoi per caso dire sì, tipo qualcosa? Prendi un foglio a caso, tanto fa, ti pare. Allora, il 58% gli piacerebbe andare... Il 38% gli piacerebbe andare nel... e il 51% gli piacerebbe... Questo perché? Perché? Perché lui non conosce nessuna epoca che è... Veramente non è vero. All'oggi. Cioè, è ignorante. Il paleolitico, c'è cioè, il sì, Medio Oriente. Mediaset. Mm. E poi, vai. Poi c'è la, il... La, 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 la,
grande come le capre. Ma andiamo avanti e parliamo con persone che di qualcosa si intendono. Di sicuro. Tant'è che Nicolas, il nostro gigolo, è un esperto. Lo schiavardino. Eccolo, è un grande. È il mio idolo, guarda come si muove. Nicolas, lei sta ispirando una generazione, sa? Sì, guarda là. Notare la schiena disegnata. Guarda la mutanda accavallata. Quelle mutande sono croccanti, lo sai? Io lo so. Sì. Sono una meraviglia. L'altro giorno le ho viste ferme stamariccio da solo. Se le scuote fanno un polverone. Guarda Nicolas, vai. Nicolas! Perché fa così? Si fa male, Nicolas! Oddio! Nicolas! Non si giri, lasci fare! Nicolas, salve! È un grande! Ciao ragazzi, come va? Ciao Nicolas! Ecco, sempre la solita. Tutto bene? Poi la gnocca! Tutto bene, scusate, scordavo. È l'ora del mio esercizio preferito. Cosa fa? Che fa? Che fa le flessioni alle labbra, Nicolas? Certo! Per mantenersi in esercizio. Ah, per mantenersi le labbra in forma, ma come mai? Perché mi chiamano labbra de tono. Labbra de tono? Certo, labbra sicuramente. Di tuono vorrebbe dire. Perché pensate che le donne sono disposte a pagarmi? Perché a parte l'aspetto guardi, fisico. Questa è una domanda flessuata. Che ci poniamo sempre. E ce l'hanno chiesta anche in tanti, ecco. Tanti hanno chiesto il mio corpo. C'è arrivato un fax, Nicolas, con una domanda per lei. Sentiamo. Sì. Come mai si veste in questa maniera? È chiaro, no? No. No? Vabbè. Poco importa se per qualcuno non è chiaro. Nicolas, visto che siamo a far domande un attimino più personali, come mai lei fa questo mestiere? Come mai? Questo mestiere mi è stato tramandato da generazione in generazione. Allora si fermi lì. Lei se avesse una macchina del tempo dove andrebbe? Ah, andrei nel momento d'oro del gigolò. Cioè? L'anno 77-80, quando ne uscì il film American Gigolo. Ah. E naturalmente hanno ripreso la mia vita, paro. Ah, è la infatti, storia della sua vita. Infatti, in fondo al film c'è scritto Nicolas, by Nicolas del Gigolo. Quindi è la storia della sua vita, American Gigolo. Ma lei so che faceva anche una parte in quel film. Certo, sì. Avete presente quando come si chiamava? Richard si agganciava per i piedi. Lei era la sbarra? Proprio io, tiravo, pesa, me lo ricordo. Va bene, Nicolas. Comunque noi ci auguriamo di incontrarla anche di persona. Sei uno spettacolo, Nicolas. Anche voi. Ciao. Tre pochi minuti, ma quanto? Non lo so, di pubblicità, ma poco, non lo so. Poco però. Ağzında sakızı şişirip arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsan. Seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden è successa una cosa, fondamentale, ha perso un monile. Ma guardate. Cosa serve un tecnico se non ripara queste cose? Cos'era? Questo era attaccato alla mutandina, eh? Sì, all'orecchio. Vabbè, non lo fai da te, vabbè, ho capito. Ho capito, se è una mutandina la faccio io, se è all'orecchio si fa da sé. Signor Capasso, come va? La trasmissione procede? Come va? Te l'ha tirato, ha fatto bene. Ma stanotte vedrà come la faccio ululare. Non vedrò. Sentirà. Anche perché sono sopra casa sua stasera. Sì, io giro. Ce lo sapevo. Senta, se lei avesse, diciamo, la macchina del tempo, in quale epoca vorrebbe andare? Eccoci. Vabbè, è volata roba, non è niente, hanno tirato un cuscino, non è un problema. Vai avanti. Capito, dove andresti se avessi la macchina del tempo? In quale epoca? Dove andrei avessi a stanotte? Ovvero? Tornerei a stanotte, ero con lei, con mio amore. Sì. Invece andrei, tanto per dirlo anche così fra di noi, all'epoca in cui è praticamente stato gelosino. Il giorno stesso in cui è stato concepito il Ceccovecchi. Andrei dalla signora e direi, signora, ferma, stasera! Questa è una vita da setta, guardate come un bel film, stasera nulla! Ho un bel preservativo. Oh, ma
Ma sì, ma magari distrarli, capito? Proprio distrarli, così distrarli. Si evita. Anche anch'io, sono con te, Oh, sì, se non sì, si sì, sta, sì. Meglio. Comunque, mi sono... capito, cioè, mi sono levato un po'. Ah, cosa c'è? Ah sì, hai comprato la mia sorella. Se vuoi venire anche te a cena stasera. A cena stasera? 33 anni. Con la tua sorella? No, c'è anche il suo marito. Uno Fari, il furbino. Ho chiesto! No, non viene, non viene, non viene. Ho chiesto! Mamma mia, suscettibile lei come tecnica, stai attento, stai attento. Va bene. Lavora, lavora, ti pagano, ti pagano. Senta, prova di pagare, lei come va con la... Proposito di pagare, quando lo rezzi mezzo milione? No, ridi, ridi, bene, questa è una cosa vera. Signori, il mezzo milione. Io devo andare e niente, fallo te il collegamento, c'è lo psicologo. Psicologo, mezzo milione mi dire. Salve, un saluto di luce a voi tutti. Buonasera, sono psicologo, come va? Ora torni il capasso, non si provoca, eccolo, ecco. Sono tornato, ma cambiamo discorso. Allora, buonasera, carissimo professor Pazzano, buonasera. Esatto, esatto. Mi scusi questo piccolo diversivo, ma purtroppo sono stato distratto. Niente. Attenzione che la distrazione è una cosa che si ramifica nella mente tutta, attenzione, va tenuta sotto controllo. La distrazione, ho capito. Comunque, ecco, lei è il benvenuto qui fra noi, lei è il suo bene amato paziente Cincino. Cincino è la mia creatura, è il sunto della psichiatria tutta, diciamo. Il sunto proprio, diciamo, il prodotto finale, se così si può dire. Esatto. Benissimo. Allora, parlando proprio di Cincino, noi avremmo anche piacere di sapere perché lui lo vede un po' così abbattuto. Ma non so, bisognerebbe... Te la stacco quella mano! No, 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 ma io vorrei chiederlo a lui se è possibile. Fatto. Ma poi mi sembra che gliela già staccata. Già non c'è più. Gli ha staccato la mano. Tanto ha detto, tanto ha fatto, gliela ha staccata. Può capitare, te la levo, occhio. Ok, va bene. Mi levi anche un occhio? Occhio! Cincino appunto è una persona che adesso parla, adesso è tranquillo, adesso è in grado di esprimere i suoi concetti. Prima no, voi non ve lo ricordate com'era, stava molto male, adesso sta bene. Sta Cincino meglio. Parla! Parla Cincino! Non mi hanno fatto nessuna domanda. Non ho capito. Non si sente. La domanda... Non mi hanno fatto la domanda. La domanda, caro Cincino, è questa. Allora, se tu potessi avere la macchina del tempo, in quale epoca vorresti andare, caro piccolo? Io, se ci fosse la macchina del tempo, non andrei da nessuna parte, anzi tornerei alla mia epoca quando sono nato io e rifarei la mia solita vita normale come ho fatto fino adesso. Vabbè, bella, bella, una bella scelta, insomma, sì. In fondo molto modesto. Questa è una risposta da devastato mentale, da una persona che ha gettato via tutta la sua esistenza e la sta gettando via nella pattumiera, da una persona che non ha capito niente, da una persona la ristacca anche dell'altra manino, chiaro? Ok? Perché il viaggio, la macchina del tempo, la macchina del tempo si andrebbe nella preistoria, dove lì c'era tutta banda, uomini, donne, c'era tutto, un vortice, si era veramente liberi e lì la psiche era libera di andare lì, uccidere e fare quello che si può fare. Professore. Tutto si può fare. Non me la prenda oggi, professore. Professore, stia calmo. Ora, ecco, appunto, chiedendo a un luminare come lei, no? Se una persona, come ci è capitato, diciamo, dice vorrei andare in un periodo anche del futuro per vedere un po' com'è e sono incuriositi da questo eventuale bel futuro, ecco, lei cosa ci dice? Io forse, scusate, io andrei nel futuro anch'io per vedere come sarebbe mia moglie fra qualche anno, per vedere se è tranquilla. Bellino. Sì. Io credo che la moglie Cincino sia assolutamente tranquilla. Becco, perché diciamo a un marito che adesso sta bene, adesso è sano, becco, anche perché appunto io sto lavorando, iniziamo a fare un lavoro di gruppo, sente le voci Cincino, vero? Sento le voci, che, sì. Quali sono le voci, me le dica? Stambecco. Esatto, vede, lui sente ancora gli animali, c'ha queste cose vecchie, appunto preistoriche. Lei va a trovare la signora molto spesso. Io sto facendo un lavoro, una terapia di gruppo, che bisogna insinuarsi, bisogna infilarsi all'interno della famiglia in modo da poter correggere meglio quelli che sono i problemi. Becco. Benissimo, a questo punto noi dobbiamo chiudere, professore, la salutiamo. Vedo con piacere che non ha fatto la cura. Ecco, lo sapevo della dà anche stavolta. Va bene, arrivederla alla prossima, se si ritrova Cincino. Subito, immediatamente, le interviste fatte alle signore e signori. Alle donne, rimango. Sì. Ti dispiace? A me un po' sì. Non fa niente, rimango. Se tu potessi avere la macchina del tempo, in quale epoca ti piacerebbe andare? Nel futuro. Quanto in là? Tanto. Perché? Per vedere come sarà il futuro. 10 anni fa. 10 anni fa e basta? Sì. Per non rifare tutti gli errori che ho fatto in questi tempi qua, ultimamente specialmente, 2 mesi fa. No, resterei nel nostro secolo. Nemmeno per fare una... il secolo, ma quando? Quando?
No, no, gli anni 80, 90 in cui sono cresciuta. Va benissimo. Io personalmente andrei nel futuro, vedere quello che ci aspetterà, che ci aspetta, tutto, futuro. Ecco, invece tu dovessi scegliere un'epoca del passato? Epoca del passato? Boh, forse verso gli anni 70-80, non troppo lontano. 70-80, perché? Perché, boh, per vedere un po' i tempi dei genitori, quel che c'era. Sicuramente per capire, visto che sempre a miei tempi c'era questo, a miei tempi c'era quest'altro, guardare un po' com'era veramente. In che epoca le piacerebbe andare? Quando sono nata io. Perché? Perché? Perché si stava molto meglio di ora. Nel Medioevo. Perché? Perché mi incuriosisce. Anche se magari era un periodo un po' oscuro. Sì, un po' oscuro, però proprio per questo motivo mi incuriosisce la storia del Medioevo, insomma. Medioevo. Ma perché? Perché mi piacciono i vestiti, l'ambiente, così. Il Medioevo si vestiva male, forse te dici l'Ottocento. No, Medioevo. Medioevo? Sì. Armature. Bello. Nell'antico Egitto. Questo è molto bello. Come mai? Beh, perché sono appassionata di archeologia egiziana semplicemente e mi affascina quel periodo. Qua hai la macchina del tempo a disposizione. In che periodo ti piacerebbe farti un giretto? Negli anni 60. Come mai? Perché era tutto più bello, tutto più nuovo. Le novità sono uscite in quel periodo lì, ora è tutto più scontato, più non c'è da rivoluzionare niente, è già stato fatto tutto. Bene, immediatamente guardiamo lei. Gaia, benissimo, allora sono qua con il professor dottor Resimio Bardelli. Che oh, salve. Stavo calcolando all'incirca quanti chilometri di inchiostro lascia a disposizione. Lei qui la può scrivere ancora per 2 chilometri e 457 metri all'incirca. Io ho fatto il pennuto e pennaio, ho inchiostro, io ho bisogno di un chiostro, fuori inchiostro io dai 73 all'83. Perché è inchiostro? È inchiostro, è quello perché va si bene, inchiostro. Va bene, perché, Bardelli. No, Bardelli, lui sa tutto di Bardelli, tutti e di tutto e anche di più. Ma a questo punto immediatamente colleghiamoci con la nostra famiglia sportiva. Oh. Padre, figlio, esempio di virtù sportiva e diciamo forse un po' troppo calcistica però. Buonasera Giancarlo Anton, come va? Buonasera a lei, bene, tutto a posto? Tutto a posto, bene. Allora, la vedo sempre impegnata con il suo telecomando, cosa sta guardando? Stavo guardando una partita. Una partita? Sieve contro Ponte Aema. Sieve contro Ponte Aema. Ma lei cioè, è abbonato a questi canali? Io ho diciamo 48 abbonamenti per 154 televisori in casa. Ah, e mi guardo un po' lo sport in generale, tutte partite. Scusa Babbo, infatti. Quello che qui dietro non riesce a vedere, non si può cambiare canale? No! Anche quello dietro la pianta rimane il calcio. Beckenbauer, non rompe. Via. Ah, oh. Mi sono scordato, scusate, presentare il bambino, sì. Beckenbauer. Sì, mi prendono tutti per il culo. Però è uguale, Beckenbauer fa giocatore, insomma. Sì, vabbè, comunque il bambino magari potrà anche avere aspirazioni. Cioè, c'è in 50 TV un cartone animato, glielo facciamo vedere. No! Come va? Comunque possiamo andare avanti. Pokémon. Ora ci sono i Digimon, sono nuovi. Non mi interessa, gli ho fatto vedere un solo cartone animato. Quello dove si giocava a calcio. Olle Bay. Quello giapponese. Ho capito, va bene. L'ho fatto vedere, l'ho anche registrato. Ce l'ha tuttora. Quello lì c'è Olle Bay. Va bene, senta. Non riguardi altre 12. Giancarlo Anton, la domanda gliela pongo a lei direttamente. Lei potesse viaggiare nel tempo, in quale epoca vorrebbe andare? Ma io credo che non mi interesserebbe
viaggiare indietro, se non altro solo per andare a vedere la finale dell'82 in Spagna, oppure la finale del 70 in Messico, oppure la finale del 74 dei mondiali, oppure la finale del 66 in Inghilterra, oppure quando abbiamo vinto il mondiale nel 30. Va bene, grazie, 34, ho capito. Se no nel 58. Ma basta, 59. Ho capito, grazie. Se no mi interesserebbe. Va bene, ho capito, basta, Paolo, grazie. Non ti interesserebbe perché tornare indietro, che so, di vedere la nascita di tuo figlio. Bello, bello, bel momento. No? Italia-Germania, 3-2. Ah, sì, ecco, magari si potrebbe andare a vedere nell'82, però insomma non è importante. Ecco, è importante andare a vedere anche solo un allenamento, diciamo, di Neskens, magari, quando giocava in Olanda. Neskens, va bene. Allora, Beckenbauerino, dici un attimino quelle che possono essere le tue aspirazioni come bambino. Vai a scuola, avrai degli interessi. Sì, te dove vorresti andare nel tempo, Beckenbauerino? Io, vorrei dare a mio padre la possibilità di farmi un altro tipo di regalo che mi ha fatto per la mia comunione. Ah, che regalo ti ha fatto? Per la mia comunione mi ha regalato un paio di scarpette che sono queste. Sì, va bene. Ma non ti piacciono? No, non è che non mi piacciono, è che vorrei un altro tipo di regalo, babbo. Vorrei un regalo che hanno tutti i bambini. Un pupazzo, me lo vuoi regalare? Ah, un bel bambolotto, è vero. Te l'ho regalato. Ce l'ho. Dov'è? Eccolo qua. Che schifo. Ti piace? No, voglio Big Jim. Vuoi? Big Jim. No, aspetta! No, oddio, no. Aia. Tu, vuoi Big Jim? Tu! Voglio Big Jim! Tu! Voglio Big Jim! Tu, no! Tu! Bene, noi tu vi lasciamo alle vostre diatrici familiari. No, tu volevo quello che gioca a calcio. Basta! Tu! Basta, sei seccato! Sei seccato, basta, arrivederci! Tu! Sei prosciugato! Sì, è incredibile, tutto c'ha, io ho notato dalla velocità di interlocuzione così, c'ha una viscosità di 14%. Ma che schifo! Quella è roba che si appiccia. Fra pochissimo, Vida Loca, programma che va oltre, come? Io ho fatto un disco. Bravissima Gaia, noterete il mio accigliamento in questo momento, tant'è che Vida Loca adesso vi propone il momento del reportage, un reportage serio, importante e anche intelligente, devo dire. Infatti noi siamo andati a scovare un criminale, una persona che ha ucciso, ha ammazzato, ha fatto tutto quello che di peggio si può immaginare in una vita, solo che adesso è, diciamo, in una certa misura pentito e viene qua nei nostri studi a raccontare un po' la sua storia. Ovviamente capirete che è celato da questo effetto speciale e anche da un sistema di mascherazione vocale. Sì, buonasera. No, questa non mi piace. Io ve l'ho bello detto, quando fa la vocina da deficiente non mi sembra via, su. Dai. Buonasera. No, in italiano e cortesia, ragazzi, dai. Ora non facciamo gli scherzi, dai. Buonasera. Buonasera. Ecco, ora sì. Benissimo. Allora, lei ovviamente non diremo il suo nome per tutta una serie di motivi. Vorrei rimanere nel più totale anonimato. E noi faremo il possibile per questo, infatti come vede lei è celato. Bene, allora, noi l'abbiamo qua e vorremmo conoscerla, vorremmo in qualche modo capire cosa nella sua mente contorta di criminale è scattato. La mia vita è stata sempre una vita. Mi faccia finire, per cortesia. È scattato. Giletti, che tu mi hai chiamato a fare? Non sono Giletti, io mi chiamo Alessandro Capasso, la smetta. Cosa è scattato nella sua mente di piccolo criminale quando era piccolo? Non lo so, io ho iniziato presto le mie truffe, ho iniziato presto a bere, ecco, io sono un alcolizzato. Lei è un alcolizzato? Sì, sono un alcolizzato, ho iniziato a 4 anni a bere e ho smesso a 32. E lei quanti anni ha ora, scusi? 30. E quindi? Smetto fra 2 anni. Senta, allora, questo non è un programma di divertimento, ma non è che può venire qui a fare le battute, ha capito? Io non sto scherzando. E lei non deve scherzare. Questo è un... Allora, lei
che non dico, mi viene da dire il nome, non lo dico perché. No, per cortesia, io lo faccio per il suo bene. Lei ha migliaia di nemici. Per va cortesia, bene? Non mi sorrida, mi mette uggia. Io non le sorrido. Signore e signori, Vida Loca adesso approfondisce il crimine, approfondisce il male. In che modo? Intervistando a fondo costui. Allora, lui a 4 anni ha iniziato a bere, ha cominciato a macchiarsi dei suoi peggiori crimini. Sì. Ora, se lei potesse avere... 1000 lire al mese. Allora, Vida Loca, il momento della verità. Lui è un feroce criminale. Se lei potesse... Che sto dicendo? Momento della verità. Se lei potesse tornare indietro nel tempo. Mi scusi, signor Capasso. Io ho la situazione in pugno, capito? Non ce l'hai. Non venga da fuori a salvarmi. No, non si sta. Non mi funziona bene il microfono. Non si avvicini. Ma dice? Silvio. Oh, cavolo. Scallone. Sto bene? Tutto a posto. La moglie sta bene. Figliolo cresce. Il momento è serio. Basta così, lei non può bere. Sì, non ti riconosco più, veramente. Bene, allora. Ma quest'estate torni al mare con. A Castiglio della Pescara. Ci si vede lì. Messo la ruota. Poi il forfè, 3 mesi. Anche io, ci si vede lì in Silvio. Saluta la mare, la sua moglie. Okay, ciao, si sente bene, eh. Ciao. Sì. Allora, finiamo sta cosa importante che, come sto dicendo, non è facile, signore, non è facile. Sono dirette, per cortesia, lasciatemi lavorare. Allora, lei potesse avere la macchina del tempo, di qua. Potesse avere la macchina del tempo, in che epoca preferirebbe andare? Questa vorrei di tornare indietro per evitare tutti i miei errori. Mi ricordo che nel... Questo è bello, un momento di confessione, sentite. Nel Natale del 71 misi della nitroglicerina in dei clisteri per un ospizio di gente che mi stava antipatico. A Natale o all'ultimo dell'anno? L'ultimo dell'anno, E scoppiarono tutti quelli che starnutirono. E ci stum! E però sbagliai perché misi i clisteri nell'ospizio sbagliato. E quindi? E quindi morirono 280 persone e non c'entrava nulla. Ah, e perché quegli altri c'entravano? Li conosceva? Perché mi hanno trattato male in vita mia, sì. Sì. Gente che mi faceva delle domande sciocche. Come ad esempio? Tipo, se uno mi aveva chiesto se avessi la macchina del tempo dove vorrei andare. E lei l'ha fatta esplodere. Esatto. Va bene. Allora, signore e signori, il momento di Vida Loca reportage è giunto alla sua conclusione, fortunatamente. Posso per andare? Sarebbe buono se levasse di mezzo. Arrivederci! Ah, ecco giusto, si leva l'effetto, arrivederci. Bene, noi vi ringraziamo di aver pazientemente seguito questo momento. Noi sappiamo di darvi delle situazioni televisive uniche nel suo genere. Tant'è che adesso è arrivato qua i Bardelli. Bardelli, come butta? Un c'è male, diciamo anche, ho seguito anche quello che è stato questo interessantissimo uso della macchina del tempo, è una cosa appunto che è stata inventata nel 1437, poi dopo non è stata utilizzata perché diciamo il cromo molibdeno c'era lì. Io ho fatto il macchinista di tempaio, io sono attempato dal 74 all'86. Se tu l'hai inteso, Non l'hai inteso. E volevo dire anche appunto a tutti quelli che hanno risposto che insomma il Medioevo non è che era un posto tanto carino. È vero, perché tanta gente ha detto avessi la macchina del tempo andrei nel Medioevo. Ma si sbaglia. Probabilmente o il Rinascimento, perché non esiste, c'era il Medioevo, c'era diciamo una distruzione totale, c'erano 5 persone che stavano bene e 2000 morivano di fame. Infatti, e diciamo le cose, poi la gente si ritrova nel Medioevo, e poi il tutorial è quello che deve dire, deve fare mezzo in mare, vuol dire, io sto contento perché qualcuno dalla regia si renda conto di quello che sta avvenendo, lo Yeti è entrato in studio. La parola regia nasce diciamo da il celtico, regis regis regis, e dal greco regis regis regis. Scusa, no.